Taibi non giudicabile. Per la squadra che giocava in casa neanche un tiro degno di questo nome, neanche una minaccia concreta portata alla porta avversaria. Ufficiale, l'arbitro è Rocchi di Firenze, curiosamente lo stesso di Catanzaro Torino dello scorso campionato. Va il Torino con Stellone in rete, ma Rocchi annulla giustamente per una spinta di Stellone. Conclusione di Stellone su calcio da fermo e poi si arrangia con mestiere di sole su Brevi, capitano del Torino in proiezione offensiva. Occhio a questa conclusione di Balestri che si coordina alla grande, mette paura a Belardi. Rischia molto Dudu per il Torino per questo intervento su Corona, giudicato regolare dal direttore di gara, eravamo al 40esimo del primo tempo. Passiamo alla ripresa, grande giocata di Muzzi, l'arbitro concede rimessa da fondo campo, ma con ogni probabilità c'è una parata capolavoro di Belardi, portiere del Catanzaro, che riesce a toccare nel duello a tu per tu con Muzzi. Sfortunato il Catanzaro perché si fa male il capitan Corona, dentro allora Mirtai, rosina per Nicola nella squadra granata. Rischia il rosso diretto Calzi per questa entrata su Balesti, se la cava con il giallo. Poi Buso manda in campo Mattioli al posto di Rizzato, altro infortunato, e viene lasciato solo Stellone in area, si arrabbia Belardi con i compagni della difesa. Poi vediamo in gol Stellone, ancora una volta lasciato solo in area, il primo assistente annulla per fuorigioco. Un fuorigioco di non facile valutazione, forse non era completamente al di là Stellone quando parte il passaggio. 5 minuti di recupero che poi diventeranno 6. Ancora Stellone, controllo e girata pronta, sicuro Belardi. Poi arriviamo al terzo minuto di recupero, punito di Sole che si lamenta perché sostiene di essere stato vittima dell'azione di Muzzi, ma sul calcio di punizione, quarto minuto di recupero, il Torino trova il gol vittoria, calcia Muzzi, sfortunata deviazione dell'esterno sinistro della barriera, cioè Gissi, niente da fare per Belardi spiazzato, ed è il gol che decide il match, secondo centro stagionale per Muzzi, terza vittoria consecutiva per il Torino, 0 reti al passivo nelle ultime 4 gare, ha tanti problemi da risolvere Buso e il Catanzaro. Linea allo studio. E allora, grazie.